Partito Democratico anche oggi a fianco di lavoratrici e lavoratori in questo sciopero unitario del trasporto pubblico che sta soffrendo i tagli, la disattenzione di questo governo. 120 milioni per il 2025 sono risorse del tutto insufficienti anche solo a stare il passo con l'inflazione, vuol dire ridurre i servizi ai cittadini, mettere in difficoltà lavoratrici e lavoratori nel fare il loro lavoro, mettere in difficoltà le aziende del trasporto pubblico locale. Questo si traduce in una difficoltà seria, quotidiana, dei pendolari, di chi prende i mezzi per andare a lavorare, la maggioranza di italiani che non riescono più a spostarsi perché i servizi vengono ridotti, oppure perdono ore preziose di tempo della loro vita per la disattenzione e l'incuria in cui versa il trasporto, con un ministro che se n'è sempre disinteressato, un governo che se n'è sempre disinteressato. Noi continueremo a stare al fianco di lavoratrici e lavoratori e di tutti quei pendolari che ogni giorno fanno molta, troppa fatica per andare a fare il loro lavoro.